Amici, buongiorno. Oggi vi mostro come si fa la pulizia della macchina per il tiramisù espresso. Ovviamente il video non sarà completamente esplicativo. La procedura corretta è quella presente nel manuale di uso e manutenzione a cui vi rimando e che dovete seguire scrupolosamente e dettagliatamente per la pulizia della macchina. Primo aspetto, bisogna sincerarsi di chiudere la macchina premendo l'apposito pulsante. Dopodiché si alza il coperchio, si estrae la vasca prendendola per i lembi, ok? Si appoggia il piano. Si prende questo dischetto di acciaio, si prende poi il tubo di plastica, si distribuiscono nel piano di lavoro e come vedete i pezzi da lavare sono 1, 2, 3, 4, 5. In realtà i pezzi sono 6 perché esiste anche il cassettino dove viene inserito il bicchiere per la nuova porzione. Questi 6 pezzi vanno tutti lavati a mano e vanno sanificati, come indicato in modo puntuale e dettagliato nel manuale di uso e manutenzione, vanno lavati, sanificati e asciugati molto bene. Una volta puliti questi componenti, bisogna fare attenzione a una cosa molto importante. Come potete vedere, la macchina ha al proprio interno un albero che serve per agganciare il mescolatore, ovviamente quando ci sarà la vasca. L'albero come il mescolatore sono completamente inseriti nella crema, quindi bisogna pulire con molta attenzione l'albero in tutte le sue parti, come chiaramente indicato nel manuale di uso e manutenzione. Oltre all'albero, che come detto è a diretto contatto con la crema, bisogna anche pulire queste parti che sto indicando della macchina, che non sono a diretto contatto con la crema, ma vanno pulite e sanificate periodicamente, come anche il coperchio. Una volta sanificato e pulito tutto e avendo asciugato tutto con cura, si procede al riassemblaggio della macchina. Quindi si prende il dischetto copridadi e lo si inserisce nella sua postazione, si prende il tubo in plastica, premendo leggermente la leva lo si inserisce nel suo vano, dopodiché si prende la vasca, si inserisce la valvola, ci si porta di fronte alla macchina, si traguarda il foro nella vasca, se rimane un po' alto basta dare una leggera pressione e la vasca va in posizione, si prende il mescolatore che come avevo indicato in precedenza si aggancia all'albero, si fa il click. Come ultima cosa si inserisce il cassetto e si chiude il coperchio. Bene. Per le procedure di dettaglio, come detto in precedenza, vi rimando al manuale di uso e manutenzione che riporta tutte le indicazioni. Dopodiché, buon tiramisù a tutti!